distinguono in un crocchio di ragazze del sesto anno e vide un cartello appeso all'angolo più lontano del negozio. Sapori insoliti. Sotto c'erano Ron e Hermione intenta esaminare un vassoio di leccaletta al gusto di sangue. Harry si intrufolò alle loro spalle. Bleh, no, Harry, non piaceranno, sono per vampiri, immagino, stava dicendo Hermione. E questi? Chiese Ron infilando un barattolo di scarafaggio e grappolo sotto il naso di Hermione. Direi proprio di no, disse Harry. Ron fece quasi cadere il barattolo. Harry! Squittì Hermione. Cosa ci fai qui? Come hai... Wow! Disse Ron impressionato. Hai imparato a materializzarti? Certo che no, disse Harry. Abbassò la voce per non farsi sentire da quelli del sesto anno. E raccontò loro della mappa del malandrino. E come mai, frate Giorgio, non l'hanno mai dato a me? Esclamò Ron offeso. Sono loro fratello. Mary, non se la terrà, disse Hermione come se l'idea fosse ridicola. La consegna alla professoressa McGranite, vero Harry? Niente affatto, disse Harry. Sei impazzita, disse Ron e Hermione sgranando gli occhi. Consegnare una cosa così utile. Se la consegno dovrò dire dove l'ho presa. Gazzo scoprirebbe che l'hanno rubata a Fred e George. E Sirius Black, disse Hermione in un soffio. Potrebbe usare uno dei passaggi che ci sono su quella mappa per entrare nel castello. Gli insegnanti lo devono sapere. Non può entrare attraverso un passaggio segreto, disse Harry in fretta. Ce ne sono 7 sulla mappa, giusto? Fred e George, suppongo che Gazza ne conosca già 4. Quanto agli altri 3, uno è bloccato e quindi nessuno può prenderlo. Uno ha il platano picchiatore piantato sull'ingresso, quindi lì non si può uscire. E quello che ho appena usato? Beh, è molto difficile vedere l'entrata giù in cantina, quindi a meno che non sapesse già della sua essenza. Harry esitò e se Black sapeva di quel passaggio, Ron comunque si schiarì. La voce in maniera eloquente indicò un cartello appeso all'interno della porta del negozio. Per ordine del Ministero della Magia si ricorda alla clientela che fino a ulteriore comunicazione i disegnatori aiuteranno le strade di Osmey tutte le notti dopo il calar del sole. Questa misura è stata presa per garantire la sicurezza degli abitanti di Osmey e sarà revocata solo dopo la cattura di Sirius Black. È quindi consigliabile portare a termine le compere ben prima del tramonto. Buon Natale! Visto? Disse piano Ron. Vorrei proprio vederlo. Sirius Black che cerca di entrare da Melandia con il villaggio che brulica di dissennatori. Comunque Hermione, i proprietari di Melandia lo sentirebbero. Se ci provasse, non credi? Abitano sopra il negozio. Sì, ma Hermione non sembrava decisa a trovare un altro problema. Insomma, Harry non dovrebbe venire comunque a Osmey, che non ha il permesso firmato. Se qualcuno lo scopre, finirà nei guai. E guai seri. E non ancora il calar del sole. Cosa succederebbe se Sirius Black che si fa vedere oggi? Adesso magari farebbe una bella fatica trovare Harry là in mezzo, disse Ron indicando con un cenno la neve fitta che vorticava oltre la finestra a pannelli. Dai, Hermione, è Natale, Harry si merita una tregua! Hermione si mosse le labbra, sembrava molto preoccupata. Hai intenzione di denunciarmi? Le chiese Harry con un sorriso. Oh, no, certo che no, ma davvero, Harry? Hai visto le labbra pizzole, Harry? Disse Ron trascinando verso un barile. E le maniche gelatinose e i pallini acidi? Fred me ne ha dato uno quando avevo 7 anni. Mi ha fatto un buco nella lingua. Mi ricordo che mamma gliene ha dato la scopa. Ron fissò la scatola di pallini acidi sopra a pensiero. Chissà se Fred mangerebbe un po' di scarafaggio a grappolo se gli dicono che sono noccioline. Quando Ron e Hermione ebbero pagato tutti i 12, il terzetto uscì da Melandia e si tuffò nella tormenta. Osmond sembrava un biglietto natalizio, i piccoli coach con il tetto spiovente e i negozi erano coperti da uno strato di neve fresca. C'erano ghirlande di agrifoglio sulle porte e candele incantate, appese sugli alberi. Harry tremava a differenza degli altri due, non aveva il mantello. Risalirono la vita, le teste chine contro il vento. Ron e Hermione intese a urlare attraverso le sciarpe. Questo è l'ufficio postale. Zonko è da quella parte. Potremmo andare fino alla Stamberga strillante. Sapete che vi dico? Propose Rocco i denti che battevano. Perché non andiamo a prenderci una burro birra e 3 manici di scopa? Harry era più d'accordo che il vento era tagliente, loro avevano le mani gelate. Così attraversarono la strada e dopo qualche minuto entravano nella piccola locanda. Era molto affollata, calda e rumorosa. Una donna ben tornita con un viso grazioso stava servendo una comitata di chiassosi stregoni dal balcone. Quella è Madame Rosmetta, disse Ron. Vado a prenderle da bere, d'accordo? Aggiunse arrossendo un pochino. Harry e Hermione si fece la strada fino in fondo al locale, dove c'era un tavolino libero tra la finestra e un bell'albero di Natale, vicino al camino. Ron tornò 5 minuti dopo con 3 boccali schiumanti di burro birra bollente. Buon Natale!
disse allegramente alzando il suo. Harry beve lunghi sorsi. Era la cosa più squisita che avesse mai assaggiato e gli parve che lo scaldasse tutto da dentro. Una corrente improvvisa gli scolpigliò i capelli. La porta dei tre manici di scopa si è riaperta. Harry gettò uno sguardo in quella direzione, da sopra l'orlo del volcano, e la buromiglia gli andò di traverso. I professori McGranit e Vitius erano appena entrati nel pub in un vortice di fiocchi di neve, seguiti da poco distanza da Hagrid, immerso in una fitta conversazione con un uomo tarchiato che indossava una borbetta verde acido e un mantello gessato, Cornelius Caramel, il ministro della magia. In un attimo Ron e Hermione spinsero la testa di Harry sotto il tavolo, accomodandosi al riparo con un guante di burro birra. Harry strinse spannosamente il boccale vuoto e osservò i piedi degli insegnanti e di Caramel avanzare verso il bancone, fermarsi per poi voltarsi a puntare proprio verso di lui. Da qualche parte di sopra Hermione sussurrò: Mobilarbius! L'albero di Natale accanto al tavolo si sollevò in mezzo metro, scivolò di lato e atterrò con un tuffo mobile esattamente davanti al loro tavolo, nascondendosi alla vista degli insegnanti, attraverso i fitti ranghi bassi. Harry vide quattro sedie allontanarsi dal tavolo accanto a loro, poi sentì i grugniti di sospiri degli insegnanti e del ministro mentre si sedevano. Subito dopo vide avvicinarsi un altro paio di piedi calzati in scintillanti scarpe turchese col tacco alto e sentì una voce femminile. Un'acqua viola piccola, per me, disse la professoressa McGranit. Quattro pinte di idromele aromatico. Grazie, Rosmerta, disse Hagrid. Uno sciroppo di ciliegia con 7 ghiacci e un berlino. Disse il professor Vitius schioccando le labbra. Quindi il rum di ribes rosso deve essere suo, ministro. Grazie, Rosmerta cara, disse Caramel. È davvero bello rivederti. Prendi qualcosa anche tu, unisciti a noi. Beh, grazie mille, ministro. Harry vide i tacchi scintillanti allontanarsi per poi tornare indietro, il quale gli pulsava in gola. Perché non gli era venuto in mente che era l'ultimo fine settimana del trimestre anche per gli insegnanti? E quando sarebbero rimasti seduti, aveva bisogno di tempo per intrufolarsi di nuovo dentro l'eranda se voleva tornare a scuola prima di notte. La gamba di Hermione scattò nervosa vicino a lui. Allora, che cosa l'ha portato qui in mezzo ai boschi, ministro? Chiese Madame Rosmerta. Harry vide la parte inferiore del corpo di Carmen agitarsi sulla sedia, come per controllare che nei dintorni nessuno lo vegliasse. Poi disse a voce bassa: chi altri, mia cara, se non Sirius Black, che tu abbia sentito che cosa è successo sulla scuola Halloween? Mi sono giunte delle voci, ammise Madame Rosmerta. L'hai raccontato tutto il pub, Hagrid? Chiese la professoressa McGranit irritata. Credo che Black sia ancora da queste parti, ministro, sussurrò Madame Rosmerta. Ne sono certo, disse seccamente Caramel. Lo sai che i dissennatori hanno perquisito il mio locale per ben 2 volte? Disse Madame Rosmerta con la voce un po' inclinata. Mi hanno fatto far scappare via tutti i clienti, è una cosa che danneggia gli affari, ministro. Rosmerta, cara, a me non mi piacciono più che a te, disse Caramel imbarazzato. Una precauzione necessaria, spiacevole, ma insomma, non ne ho appena incontrati alcuni. Sono furiosi consulente, non glielo lascia per mettere piede sul territorio del castello. Direi proprio di no, disse la professoressa McGranit decisa. Come faremo a insegnare con quegli orrori in circolazione? Infatti, squillì il piccolo professor Vitus con i piedi che penzolavano dalla sedia. Comunque, insistette Carmen, loro sono qui per proteggervi da tutti da qualcosa di assai di peggiore. Sappiamo tutti che cosa è capace Black. Lo so che faccio ancora fatica a crederci, disse Madame Rosmerta pensierosa. Più di quelli che passano dal lato oscuro si risvegliano l'ultimo che mi sarei immaginata. Voglio dire, me lo ricordo dalla cazzo, Howard, se lei mi avesse detto loro che sarebbe diventato, avrei pensato che forse aveva bevuto troppo idromele. Non hai la più pallida idea di quello che hai fatto, Rosmerta, disse Caramel burbero. Le cose peggiori non sono più note. Le cose peggiori, chiese Madame Rosmerta incuriosita. Peggio che ho ucciso tutta quella povera gente, intendi dire? Proprio così, rispose Caramel. Non ci posso credere, che cosa potrebbe essere di peggio di questo? Dici che te lo ricordi, Hogwarts Rosmerta? Mormorò la professoressa McGranit. Ti ricordi che era il suo migliore amico? Ma certo, rispose Madame Rosmerta con una risatina. Dove c'era uno, c'era l'altro, vi ricordate? Quante volte sono stato qui? Non so di cui mi facevano ridere, e come, che copia, Sirius Black e James Potter. Harry lasciò cadere il boccale che finì a terra con un tuffo. Ron gli sferrò un calcio. Precisamente, disse la professoressa McGranit, Black e Potter, i capi della loro piccola banda, tutti e due molto brillanti, è ovvio, straordinariamente brillanti in effetti, ma non credo che a scuola ci siano mai state Mica lo so, chiese anche del ridacchiando. Prende George Weasley, mi sa che gli darebbero del pronto, c'era quelli, sì.
Sembrava che Black e Potter fossero fratelli, intervenne il professor Vitius, inseparabili. Ma certo, rispose Carmen, Potter si fidava di Black più che di ogni altro suo amico. Quando finì a scuola nulla cambiò, Black fece da testimone quando James sposò Lily, poi lo scelsero come padrino di Harry. Harry non lo sa naturalmente, potete immaginare come l'idea lo turberebbe. Perché Black alla fine si è rivelato come complice di voi sapete chi? Sussurrò Madame Rosmerta. Molto peggio, mia cara. Carmen abbassò la voce e continuò una sorta di basso brontolio. I Potter sapevano che voi sapete chi vi dava loro la caccia. Silente naturalmente lavorava senza sosta per fermare voi sapete chi. Aveva parecchie utili spie, una di loro lo avvertì. E lui disse subito a James e Lily, consigliò loro di nascondersi. Naturalmente non era facile nascondersi di voi sapete chi. Silente disse che loro che la cosa migliore era usare l'incanto Fidelius. E come funziona? Chiese Madame Rosmerta col fiato sospeso per la curiosità. Il professor Vitus si schiarì la voce. È un incantesimo incredibile e complesso, disse Strigolo, che consiste nel nascondere con la magia un segreto dentro una sola persona vivente. L'informazione è nascosta dentro la persona prescelta, un custode segreto, quindi è impossibile da trovare, a meno che naturalmente il custode segreto non decida di andare alla nota. Finché il custode segreto se si fosse rifiutato di parlare, voi sapete chi avrebbe potuto perquisire per anni il paesino dove erano nascosti James e Lily, senza trovarli, nemmeno se fosse andato a sbattere il naso contro la finestra del loro salotto. Allora Black era il custode segreto dei Potter, sussurrò Madame Rosmerta. Ma certo, disse la professoressa McGrath. James Potter disse a Silente che Black sarebbe morto piuttosto che rivelare dove si trovano e che lo stesso Black progettava di nascondersi. Eppure Silente rimase preoccupato. Ricordo che si offrì lui stesso come custode segreto dei Potter. Sospettava di Black, chiese Madame Rosmerta sbalordita. Era certo che qualcuno vicino ai Potter stesse tenendo informato voi sapete chi sui loro spostamenti, disse ovviamente la professoressa McGrath. In verità da qualche tempo sospettavo che qualcuno la nostra parte avesse tradito e stesse passando un sacco di informazioni a voi sapete chi. Ma James Potter insiste per affidarli a Black. Sì, disse Caramel Fetro. E poi appena una settimana dopo l'incanto sul Fidelio era stato seguito. Black li tradì, mormorò Madame Rosmerta. Proprio così. Black era stanco di fare il doppio gioco. Era pronto a dichiarare apparentemente che stava dalla parte di voi sapete chi. Appare che aveva progettato di farlo dalla morte dei Potter. Ma come tutti sappiamo, voi sapete chi fallì da quel piccolo Harry Potter. Svanì e i suoi poteri terribilmente deboli fuggì. E questo lasciò Black una posizione molto spiacevole. Il suo signore era caduto proprio in quel momento in cui lui, Black, aveva mostrato la sua vera anima di traditore. Non ebbe altra scelta se fuggire una sua volta. Sporco, schifoso, volta gabbana! Disse Hagrid così forte che metà degli avventori ammutolirono. Disse la professoressa McGrath. E io l'ho incontrato, ringhiò. Sarà stato l'ultimo che l'ha visto prima che ammazza tutte quelle persone. Sono io che ho portato via Harry dalla casa di Lily e James dopo che li ha uccisi. L'ho portato via da quelle rovine, povero piccolino, con una ferita grossa sulla fronte e i suoi genitori morti. E Sirius Black salta fuori con quella sua moto volante. Non avevo capito che cosa faceva là. Non sapevo che era il custode segreto dei Potter. Pensavo che aveva appena sentito la notizia dell'attacco di voi sapete chi. Era venuto a vedere che cosa potevo fare. Tutto bianco e tremante era. E sapete che cosa ho fatto? Ho consolato quel traditore assassino! Ruggì Hagrid. Hagrid, ti prego, disse la professoressa McGrath. Parla piano! Come faceva a sapere che mi era disperato per Lily e James? Invece lui pensava, e voi sapete chi? E poi mi dice, dammi Harry, Hagrid, sono il suo parino, lo curo io. Ah, ma io avevo ordini precisi da Silente, ho detto a Black che no. Silente ha detto che Harry doveva andare da sua zia. Black ha insistito, ma alla fine si è reso. Mi ha detto di prendere la sua moto per portare via Harry. A me non serve più, dice. Ma io devo sapere che c'era qualcosa che non andava. Lui amava quella moto. Perché non la dava a me? Perché non gli serviva più? Perché era troppo felice da trovare Silente. Lo sapeva che lui era il custode segreto dei Potter. Black sapeva che doveva scappare quella notte. Sapeva che era questione di ore prima che il ministero gli dava la caccia. E gli dava Harry, eh? Si scommette che lo buttava giù dalla moto, dritta in mare, il figlio del suo migliore amico. Ma quando un mago passa dal lato oscuro, non c'è niente a nessuno che importava più. Un lungo silenzio seguì il racconto di Hagrid. Poi Madame Rosmerta disse piuttosto soddisfatta. Ma non è riuscito a sparire, eh? Il ministero della magia l'ha catturato il giorno dopo. Ahimè, magari, disse Caramella amaramente. Non siamo stati noi a trovarlo.
È stato il piccolo Peter Minch, un altro amico dei Potter, impazzito di dolore, senza dubbio, sapendo che Black era il custode segreto dei Potter, è andato a cercarlo. Minus, quel ragazzino grasso che gli correva sempre dietro Hogwarts, chiese Madame Rosmerta. Venerava Black e Potter, erano i suoi idoli, disse la professoressa McGonagall, ma non era dotato come loro. Spesso sono stata dura con lui, potete immaginare come mi dispiace adesso. Era come se all'improvviso le fosse venuto il raffreddore. Su, Minerva, disse Carmen gentilmente. Minos è morto da eroi, testimoni, babbè, naturalmente, poi abbiamo cancellato i loro ricordi. Ci hanno raccontato come Minos ha affrontato Black. Dicono che sgozzava Lily e James e Sirius. Come hai potuto? E poi ha preso la bacchetta. Ebbene, naturalmente Black stava più veloce. Ha polverizzato Minos. La professoressa McGonagall si soffiò il naso e disse con voce confusa. Stupido, sciocco ragazzo! Era sempre un disastro nei duelli, doveva lasciar palla al ministro. Parola mia, se ero io a trovare Black prima di Minus, non perdevo tempo con le bacchette, ma lo squartavo a pezzo a pezzo. Ringhio Hagrid. Non sai quel che dici, Hagrid, disse Caramel Severo. Nessuna parte i maghi tiratori scelti della scuola speciale magica sarebbe riuscita a far fronte a Black una volta in trappola. Io ero vice ministro al Dipartimento delle Catastrofi Magiche a quell'epoca e fu uno dei primi ad avermi dopo che Black uccise tutta quella gente. Io non lo scorderò mai, a volte me lo sogno ancora. Un cratere al centro della strada, così profondo che avesse distrutto la fognatura. Corpi dappertutto, babbani che urlavano e Black lì in piedi che rideva davanti a ciò che era rimasto di Minus. Un mucchietto di stoffa macchiata di sangue e qualche frammento. Caramel si interruppe bruscamente, cinque nasi furono su Black. Beh, adesso lo sai, Rosmerta, disse Caramel con voce rotta. Black fu portato via da 20 uomini della pattuglia della squadra speciale magica e Minus ricevette l'ordine di Merlino prima classe alla memoria, che credo fu di qualche consolazione per la sua povera madre. Da allora Black è sempre rimasto ad Azkaban. Rosmerta mise un lungo sospiro. È vero che è pazzo, ministro? Vorrei poterlo dire, esclamò Carmen lentamente. Credo che certamente la sconfitta del suo maestro lo abbia messo fuori gioco per un po'. L'assassino di Caramel, di Binos e da tutti quei babbani frullato in un uomo disperato, senza via di scampo crudele e inutile. Ho incontrato Black nella sua ultima iscrizione ad Azkaban. Sapete, gran parte dei prigionieri stanno seduti, borbottando tra sé nel buio privi di mistero. Fa vedere come Black sembrava normale e mi ha lasciato di stucco. Mi ha parlato come essere un ragionevole. È stato snervante. Sembrava solo annoiato. Mi ha chiesto se avesse finito di leggere il giornale tranquillissimo. Ha detto che gli mancavano i cruciverba. Sì, mi ha stupito lo scarso effetto che i senatori sembravano avere su di lui. Ed era uno dei prigionieri più sorvegliati, sapete? I senatori fuori dalla sua cella giorno e notte. Ma perché crede che sia fuggito? Chiese Madame Rosmerta. Santo cielo, ministro, non sarà cercando di riunirsi a lei sa chi, vero? Oserei dire che questo è il suo piano finale, disse Caramel esesivo. Ma speriamo di catturarlo molto prima. Devo ammettere che voi sapete chi è solo senza complice. Una cosa, ma ridargli il suo servitore più fedele e temo a pensiero di come potrebbe risorgere in fretta. Sì, di un lieve tentennio di vetro come legno. Qualcuno aveva posato il bicchiere. Cornelius, se devo cenare con il preside, sarà meglio che ci avviamo verso il castello, disse la professoressa McGranitt. Un paio dopo l'altro, i piedi davanti si caricarono di nuovo del peso dei loro proprietari. Orri di mantelli fluttuavano di fronte ai suoi occhi e tacchi scintillanti di Madame Smerta sparirono dietro il bancone. La porta dei tre manici di scopa si aprì di nuovo. Entrò un barlume di neve e gli insegnanti scomparvero. Harry, i volti di Ron e di Hermione sputarono sotto il tavolo. Lo fissarono entrambi senza parole.